Già il governo Renzi ha preso una bella mazzata 15 giorni fa. Se per caso, e dico se per caso, domenica Faenza, dopo 50 anni, finalmente aprisse le finestre e cambiasse colore, è chiaro che il governo Renzi va a casa se perde in casa sua. Però Faenza è diverso, perché la Lega vincerà i ballottaggi a Saronno, in Lombardia, a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, ma vincere a Faenza dopo 50 anni di sistema rosso significherebbe dare un preavviso di sfratto a Renzi, quindi non è solo un voto romagnolo, un voto per l'ospedale di Faenza, un voto per difendere la sicurezza a Faenza, ma è un voto contro la legge Fornero, contro l'IMU sui terreni agricoli, contro gli studi di settore. Se la Lega vince a Faenza, se il centrodestra vince a Faenza, se i grillini ci danno una mano a licenziare il sindaco di Faenza, va a casa anche Renzi. Esattamente, oggi l'accoglienza che abbiamo avuto al mercato sembrava di essere in Val Brembana, non sembrava di essere... Chissà che mal di fegato a quelli del gazebo del PD a vedere come la gente accoglieva i barbari venuti a liberare una città stupenda. Secondo lei sono possibili alleanze anche a livello di governo con chi è coalizzato contro Renzi? I numeri potrebbero essere favorevoli. Non basta essere contro, ma bisogna, oltre ai no, dire dei sì. Quindi dire no alla legge Fornero, sì alla pensione a 60 anni. No all'IMU sui terreni agricoli, ma difendere in Europa il Made in Italy e la nostra agricoltura. Noi abbiamo dei sì, chiunque ci stia è il benvenuto, a Faenza come a livello italiano. L'importante è licenziare un governo che è il governo delle tasse e dell'immigrazione. Avere un sindaco della Lega è la garanzia che se il prefetto chiamasse dicendo va che ci sono 40 profughi finti da ospitare a Faenza, la risposta sarebbe una democratica pernacchia, sono sicuro. E quindi pigliateli tu, prefetto, che sei tanto buono. Qua se ci fossero 40 posti di letto a Faenza andrebbero a 40 italiani disoccupati o sfrattati, non a qualcun altro. Questi giorni tiene banco l'appello di Maroni ai sindaci di non accogliere i clandestini sotto il ricatto di chiudere i finanziamenti regionali. Però anche quando Maroni era ministro, lui da ministro degli interni li mandava i profughi alle regioni e li imponeva in qualche modo. Sì, però è questione di numeri, ragazzi. Nel 2011, nell'anno di massima crisi in Libia, sbarcarono 60.000 persone. Adesso c'è l'allarme di 500.000 persone, quindi un conto è distribuire sul territorio alcune migliaia di persone, un conto è subire un'invasione che non ha precedenti nella storia della Repubblica Italiana. Nel 2011 c'era un'emergenza con la guerra vera senza precedenti e noi l'affrontammo con intelligenza. Adesso che di guerra ce n'è di meno, però c'è una quantità di sbarchi che non ha precedenti.